Benvenuti ragazzi al solito appuntamento. Oggi parleremo della Panda 4x4 141. Per la giornata di oggi vi ho portato due pandine che sono due perle rare, un Euro 2 restaurato completamente dall'ala Z fatta veramente bene e un Euro 3 conservato. Guarderemo insieme le differenze della macchina perché la Fiat ha continuato comunque a evolversi sia di motore che qualche piccola modifica di carrozzeria. Guarderemo le differenze da una all'altra e vedremo che problema ha questa macchina che ci hanno portato. Restaurata totalmente, qualche accessorio dell'epoca. Parliamo di macchina degli anni '90, fanali, fendinebbia che erano cose che all'epoca si montava. Mio padre all'epoca non so quante ne ha montate. Questa invece è una mascherina che è stata modificata che ha gli abbaglianti integrati. Sono quelle mode un po' che andavano negli anni '90. Gli interni di questa Panda sono bellissimi, sia fuori che dentro. Guardate che carrozzeria che ha, vi potete specchiare. Prendo una luce che vi illumino dentro, che vi faccio vedere com'è. Addirittura le casse Fiat. dell'epoca e anche delle telecomandino a pre originale Fiat, che era della Meta. All'epoca glielo faceva la meta. Al solito dispositivo magico di tutte le panda, manettino 4x4. Questo ragazzi fa la magia. Quando vi trovate in difficoltà, nella o nel fango, tira il manettino, la trazione diventa 4x4 e vi potete togliere da qualsiasi inghippo. Vi ricordo che la trasmissione di questa macchina è stata progettata dalla Steyr Puk. Famosa ditta austriaca specializzata nelle trasmissioni e ha fatto anche qualche piccolo fuoristrada negli anni 60-70 per l'esercito austriaco, con motori raffreddati ad aria. Produceva anche repliche delle 500 vecchie con motore boxer progettato da loro, erano delle gran macchine. Guardiamo le differenze del motore. Diciamo che questo è un seconda serie Euro 2. La panda 4x4 è nata con un motore 900 all'epoca negli anni 80 di derivazione 127 motore 900 asti bilancieri. Poi è stato aggiornato con l'ingresso del motore Fire a 1000 di cilindrata a carburatore e aveva lo spinterogeno con l'accensione elettronica. Questo era l'Euro 1. Dopo con l'avvento dell'Euro 2, <coughs> parliamo di emissioni inquinanti, è stato introdotto un mono-iniettore la cilindrata da 1000 è passata a 1100, accensione sempre elettronica ma scintilla persa. Nel corso degli anni, dal 2001 in poi, le emissioni inquinanti da Euro 2 si sono trasformate in Euro 3. Quindi la Fiat cosa ha fatto? Ha dovuto aggiornare il suo motore Fire, tra l'altro uno dei milioni in commercio che c'è. La cilindrata è rimasta invariata a 1100, ma è cambiato il sistema di iniezione. Ha montato quattro iniettori. Ha iniezione sequenziale. Facendo così ha diminuito ulteriormente i consumi e ha aumentato nettamente le prestazioni del motore. La trasmissione è rimasta invariata, sempre col classico cambio 5 marce che ha dato un sacco di problemi negli anni sia per i cuscinetti e sia per i sincronizzatori. Infatti, questa macchina non ha un problema al cambio, ma abbiamo capito che cos'era vi faccio vedere ha un problema la trasmissione il cliente lamentava che superando i 50 km orari sentiva un rumore di rotolamento abbiamo controllato gli alberi di trasmissione erano a posto ci siamo accorti che il problema veniva dal differenziale posteriore vi mostro che cos'è Intanto ve la mostro sotto per farvi vedere il restauro che è stato fatto all'esterno e all'interno, vi ho già fatto vedere, vi faccio vedere sotto macchina maniacale. Adesso la vedete con questi cerchi che sono state installati le gomme termiche, ma i cerchi originali sono come quelle. Originariamente la Fiat dalla panda normale alla panda 4x4 aveva aumentato la misura delle gomme da 135 a 145, che volte ad essere un pelo più larga e anche un po' più alta. E la Pirelli aveva progettato per la Fiat questo disegno. Winter 160 che ha fatto la storia, sono mitiche. È una gomma diciamo che si è adatto sia al fango che alla neve, va bene un po' per tutto. E con questo disegno rendeva lo sterzo lievemente più morbido rispetto a una gomma termica così che è più performante per la neve e il ghiaccio, ma lo sterzo comunque rimane più morbido con questo disegno. Sotto la macchina è stato rifatta tutta di fondi pianali, è stata inserata, alberi di trasmissione sono stati revisionati. Il problema però alla trasmissione, il rumore che si sentiva, vi faccio vedere il differenziale posteriore. Sapete un po' come funziona? Vi faccio vedere. Questo è un differenziale. Come potete vedere, io quando giro la ruota, i satelliti e planetari all'interno girano. Il problema non è dentro al differenziale, il problema sono i cuscinetti. Questi due, dove è montato il differenziale che gira così, <coughs> super bloccato, così, e i due cuscinetti che tengono stretto questo pignone. Col tempo hanno preso gioco, sono diventati quadrati, non girano più in rotondo e la macchina, mentre va, si sente un rumore di rotolamento. Vu, 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 vu. Con l'occasione, visto che dobbiamo aprire il differenziale, monteremo lo sblocco dei mossi per rendere la ruota libera. Perché nella panda, cosa succede? Il semiasse è tutto una e solidale insieme al cuscinetto della ruota. Quindi, cosa succede? Quando io ruoto, come vi ho fatto vedere, ruota il differenziale. Monteremo i mozzi a ruota libera come sono in quella macchina, vi faccio vedere la differenza. Come avete visto qua, sono infiltrati direttamente i semiassi al cuscinetto. La monteremo i semiassi sbloccabili. Come vedete, esce questo manettino. 4x2 e 4x4, adesso in posizione sbloccata, 4x2, quindi la ruota gira libera senza far girare il semiasse all'interno come vi ho fatto vedere là. Posizioniamo, abbiamo bisogno di trazione 4x4, prima di tirare il manettino, oppure possiamo tirare anche il manettino, ma la macchina rimane sempre con la trazione anteriore. Mettiamo in 4x4, da tutti e due i lati lo dovete fare, sia lato destro che lato sinistro. Mettete 4x4 e la macchina torna solidale, il semiasse rispetto al cuscinetto torna in presa come vi ho fatto vedere là nella macchina originale. Quando avete finito di usare il 4x4, che avete sbloccato la leva anche prima di sbloccare la leva, rimettete la posizione 4x2. Questo cosa vi permette? Un'usura minore della trasmissione, la preservate perché non la fate girare in più, un 4-5% in meno. Di consumi perché tutti sappiamo che queste panna consumavano veramente tanto infatti nel corso degli anni non è difficile trovarne sia con l'impianto a gas che l'impianto metano era una cosa che all'epoca si faceva di frequente diciamo che la panda 4x4 ha lasciato un po a tutti un segno nel cuore e nel corso degli anni i suoi prezzi stanno veramente salendo, perché comunque è un'icona e rimarrà un'icona, è l'unica che si è fatta un posto diciamo, in mezzo ai fuoristrada 4x4, l'unica vettura. Tutte le altre 4x4 che sono venute all'epoca, pur essendo valide, non sono mai come la Panda. Tutti sanno che sulla neve o sul fango una macchinina leggera così con delle ruotine piccoline così veramente performante non è certo da paragonare a dei fuoristrada elaborati però diciamo che una macchina originale così poteva togliere delle belle soddisfazioni siamo giunti alla fine quindi se il nostro filmato vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciateci un like